Sono l'ingegner Filippo Serafini, direttore dei lavori delle opere per lo spostamento della diga foranea nel porto di Vado Ligure. Ad oggi sono in corso le opere di versamento del materiale lapideo in mare per la realizzazione dello scalo di invasamento sul quale poi andremo a posare i cassoni cellulari. Attualmente abbiamo attiva la fornitura di materiale lapideo dalla cava Trevo di Vado Ligure che ci garantisce un quantitativo giornaliero di circa 1500-2000 tonnellate al giorno, trasportate via terra tramite camion con un ciclo, diciamo, quasi a chilometro zero, che ci permette di avere questi quantitativi in produzione. Poi, a partire dai prossimi mesi, attiveremo anche altre forniture via mare, principalmente dalla Sardegna e dalla Toscana. Il materiale arriva in banchina tramite degli autoarticolati e, grazie a una rampa di carico, viene direttamente caricato sulla motobetta. Una motobetta che ha una capacità di circa appunto 2000 tonnellate. Una volta carica, va in mare e, tramite un sistema di posizionamento GPS, procede a campioni ad andare a realizzare quello che è l'invasamento della nuova diga foranea.